Radio 1 in viva voce, Claudio De Tommasi e Ilaria Sotis al microfono danno il bentornato alla nostra trasmissione alla segretaria generale della CISL, Anna Maria Furlan. Bentornata segretaria. Grazie, buongiorno. Giudizio positivo, leggo, da parte vostra sul decreto rilancio. Sì, ovviamente aspettiamo tutti di leggere i testi e vederne anche i particolari, però non c'è dubbio che già oggi mi sento di dire che per quanto riguarda la copertura dei redditi dei lavoratori, delle lavoratrici che possono essere in difficoltà, quindi il bisogno di ammortizzatori sociali, il decreto li copre davvero in modo significativo. Lei sa che io però sono un po' imprese, sono un po' pignole, vado a cercare anche quelli che non sono coperti. E lo dico questo perché gli ascoltatori ci scrivono al 335-699-2949 segnalandoci categorie che rischiano appunto di rimanere fuori, categorie molto fragili che magari si ritrovano a casa senza la malattia. Qualcuno per esempio fa cenno ai pensionati lavoratori, pensionati artigiani che ancora possono lavorare, e poi al grandissimo tema della cassa integrazione. Su questo le leggerei la dichiarazione della ministra del lavoro Nunzia Catalfo, che dice è necessaria la riforma degli ammortizzatori sociali. Beh, noi abbiamo chiesto più volte a questo governo, come ai governi precedenti per la verità, rivedere gli ammortizzatori sociali. Basta vedere come questo decreto ha dovuto recuperare lavoratori, penso ai lavoratori dello spettacolo, penso agli stagionali turistici che erano rimasti fuori. È evidente che ci vuole una riforma che possa comprendere tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici a prescindere dalla tipologia del loro contratto. Quindi ben venga finalmente un confronto vero che riveda gli ammortizzatori sociali. Ce n'è, come abbiamo spesso detto, assolutamente bisogno. Senta, all'inizio della pandemia, o comunque in occasione di uno dei primi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in quella presentazione Giuseppe Conte disse nessuno perderà il lavoro a causa del coronavirus. Temiamo che questo non possa accadere, non possa essere così, non possa essere un impegno, una promessa mantenuta, ma non per cattiveria, perché la situazione economica che si delinea e che si delineerà nei prossimi mesi sia davvero pesantissima, sia davvero molto difficile. Che cosa deve fare il sindacato di fronte a questa realtà? Guardi, noi abbiamo detto con chiarezza al Presidente del Consiglio che accanto alla gestione dell'emergenza, quindi dotare i lavoratori di ammortizzatori sociali, le imprese di sostegni alla liquidità, e immediatamente definire gli investimenti per la crescita e lo sviluppo, quindi sbloccare oltre 100 miliardi fermi sulle e puntare su quello che anche durante questo periodo abbiamo tutti verificato come investire nella formazione. Oggi il tema della conoscenza è importantissimo, nella ricerca e nell'innovazione. Quindi accanto alla gestione dell'emergenza ci vuole una strategia per il rafforzamento del sistema del nostro paese. Senta, segretaria Furlan, provo a farle l'ultima domanda. C'è stato questo accordo raggiunto anche sul tema dei migranti, della regolarizzazione. Immagino che sia un punto di caduta che voi vedete favorevolmente, anche se questo non risolve i problemi. Noi poi peraltro ne parleremo tra poco anche con Coldiretti. Non risolve i problemi in toto dello sfruttamento, delle condizioni in cui tanta gente si trova a lavorare. Guardi, non c'è dubbio che è un primo passo rispetto a una necessità di questo paese. Primo, per dare dignità e giustizia a questi lavoratori e queste lavoratrici. Ci accorgiamo che ci sono quando scopriamo che muoiono i campi o muoiono nei roghi, nelle baraccopoli dove vivono nel nostro paese. E poi che dopo tanto tempo finalmente tutti ci si è resi conto di come abbiamo bisogno di
lavoratori e di queste lavoratrici. Questo nell'agricoltura, nei servizi alla persona. Il limite di questo provvedimento è non aver permesso le regolarizzazioni anche ad esempio al settore dell'edilizia, dove tanto bisogno ci sarebbe di regolarizzare. Lei le capisce le lacrime di Teresa Bellanova? Beh, io lo capisco, perché Teresa si è battuta moltissimo rispetto a questo, e anche proviene da un settore importante dove troppo spesso lo sfruttamento è presente. Grazie Anna Maria Furlan, mi scuso con gli ascoltatori se la linea non era ottimale, ma insomma...